Non avvicinarti ai fornelli e non giocare con fiammiferi accendini. Evita di inserire le dita nelle prese della corrente. In aula non dondolarti sulle sedie e non giocare con oggetti appuntiti. Non sporgerti dai finestrini quando sei in macchina. Queste alcune delle regole sulla sicurezza che i più piccoli devono rispettare in casa, a scuola e in strada per evitare brutte sorprese. INAIL, Direzione Regione Lazio e MOIGE, Movimento Italiano Genitori, sono i promotori di Sicurezza Ovunque, una campagna per sensibilizzare studenti, insegnanti e genitori sull'importanza delle norme basilari relative alla sicurezza e comportamenti da tenere per prevenire gli incidenti. Maria Rita Munizzi, Presidente Nazionale MOIGE. L'obiettivo è raggiungere 2100 bambini coinvolgendo 7 scuole elementari nella regione Lazio e ovviamente i loro genitori e gli insegnanti, facendo giocare questi bambini su un tappetone grafitato che riproduce una sorta di gioco dell'oca, faranno da pedina umana e dovranno rispondere alle domande presenti sulle varie caselle che però verranno poi illustrate dalle operatrici del movimento genitori. L'obiettivo del progetto è diffondere la conoscenza dei rischi insiti in ogni luogo di lavoro e sulle strade, dove il tasso di mortalità è altissimo, ha dichiarato il presidente Regione Lazio INAIL, Antonio Napolitano. La maggiore criticità è sulla strada, INAIL da sola può fare poco. Tant'è che noi cerchiamo di lavorare in rete con la rete stretta, quella che noi definiamo la rete stretta della prevenzione, per far sì che la cultura, la coscienza etica rispetto al mezzo proprio, rispetto alla macchina e rispetto a chi cammina in strada sia sensibile e sia visibile a tutti. Gianluigi De Palo, assessore alla famiglia, all'educazione e ai giovani di Roma Capitale. Questo progetto nasce proprio per questo, per cercare di prevenire attraverso l'educazione. Non bisogna mai smettere di educare. Io ho dei figli, so che cosa può voler dire una cosa simile, non solamente, come ho detto, nelle scuole, ma veramente il tema fondamentale è anche in casa. Uno pensa che la casa è un luogo sicuro, ma è un luogo su cui fare particolarmente attenzione, sia in famiglia, nelle scuole e anche per strada. E i diretti interessati rispettano sempre queste regole o disubbidiscono a genitori e insegnanti? La maestra dice: non dobbiamo toccare i banchi, non dobbiamo correre in classe, che non dobbiamo salire sulle sedie, che non dobbiamo salire sui banchi, perché sennò ci facciamo male. E non ci andare sulla bicicletta senza rotelle, che non sei capace. Invece ci sono andata e sono cascata. Mi sono dondolata e sono cascata dalla sedia. Sono scivolata col pavimento bagnato, che mamma mi ha detto di non camminare col pavimento, e io mi sono camminata e sono cascata. Di non giocare a calcio dentro casa. Perché si possono rompere degli oggetti. Mia madre, quando aveva il fuoco acceso, mi ha detto: Ambra, non toccare il fuoco, Ambra, non toccare. Io invece l'ho toccato e mi sono scottata il braccio. Ma che cosa hai imparato da questa esperienza? Non lo devo toccare. Genitori, attenzione che non ti devi...